Ciao a tutti, Gucci, ben ritrovati dal vostro Andrink 91 su Inazuma Eleven 2 Tempesta di Fuoco. Siamo in un nuovo capitolo. Qualche ora prima della partenza di Mark e della squadra per Nara, cos'è successo? Ah, ci fa vedere quello che è successo al ministro Vanguard. Questa è Cervo TV, in diretta dal Parco dei Cervi. Ecco a voi la statua del cervo gigante. Ha un collo un po' strano, quel cervo. La testa è ruotata di 180 gradi. È in corso la cerimonia di inaugurazione, l'entusiasmo è palpabile. Fa sentire pure a me, voglio palpare l'entusiasmo. Il primo ministro Vanguard e il presidente americano Cooper stanno per tagliare il nastro. Il presidente americano Cooper, non ricordo un presidente americano di nome Cooper, però ok. Presidente Cooper, la ringraziamo per averci onorato della sua presenza all'inaugurazione della nostra statua della pace. Il piacere è mio, venga a trovarci negli USA, così potrà vedere un po' di calcio americano. In America il calcio non è molto diffuso come in Italia o Giappone, ma diciamo che le squadre stanno iniziando ad essere abbastanza agguerrite. Volentieri. Bene, incominciamo? Che cos'è questo rumore? Non lo so. E quello cos'è? Cosa? Cosa sta succedendo? No! Che diamine succede? Oh no, la statua! Signore e signori, quello che state vedendo è reale, il cervo gigante è stato ridotto in frantumi! È terribile! Signor Vanguard! Signor Vanguard! Dov'è il primo ministro? Che tragedia, il primo ministro è scomparso! Cosa? Incredibile, il primo ministro sembra essersi volatilizzato. Cos'è successo oggi? La nazione deve sapere. Non vi preoccupate, lo sapremo. Capitolo 2. Il mistero del pallone nero. Ok, questo mistero però verrà svelato più avanti, quando incontreremo le Cute, credo si chiamino. Sì, le Cute, la squadra di calcio femminile. Aggiornamenti da Cervo TV. La polizia prosegue nelle indagini sui fatti verificatisi nella giornata di oggi a Parco dei Cervi. Ancora nessuna traccia dei rapitori del primo ministro Vanguard. Il pallone nero ritrovato sulla scena del crimine fa pensare a un collegamento con i recenti attacchi alle scuole. A Nara si respira un'aria di sconforto. Da qui è tutto, vi restituisco la linea. Ma è successo tutto nell'arco di un giorno? Come... Vabbè. Cose giapponesi, no, non interessano a noi, là il tempo scorre in un modo diverso. Questa è, senza ombra di dubbio, opera dell'Alius Academy. In TV non si parla d'altro che del rapimento, ogni canale trasmette la stessa cosa. Davvero? Non sarà forse perché il primo ministro del paese è stato rapito sotto gli occhi di tutti? Chi lo sa perché? Ma quale interesse avrebbe l'Alius a rapire il primo ministro? Che cosa hanno in mente? Chi può saperlo? Ma sicuramente gli faremo sputare il raspo quando li avremo sconfitti. Più facile a dirsi che a farsi, quelli che dobbiamo affrontare sono alieni. Quante possibilità abbiamo di farcela? La vittoria non è una possibilità, ma una necessità. È per questo che stiamo cercando i migliori giocatori del paese, giusto? Hai ragione, speriamo di trovare dei nuovi compagni di squadra a Nara. Quando sei pronto a partire, fammi un fischio. Ti porterò a Nara in un batter d'occhio. Io mi chiedo, quella televisione, senza antenna, senza nessun filo. Cioè, quindi se io volessi scendere non posso, anche volendo. Mark non puoi scendere? Dobbiamo metterci in viaggio. Ah, ok. Qui c'è un punto di recupero. Sì, però questo autobus è un tantinello grande. Cioè, è enorme. Oh, qui cosa possiamo vedere? Ah, ok, questo più avanti si sblocca. Giusto. Sei pronto, Mark? Fantastico, mettiamoci in marcia. Prossima fermata, Nara. È ora di andare a Nara. Bella sta musichetta. Ok.
ok? Oh, si vede già Nara! Ecco quel tempio famoso, quello che... beh, l'ho visto sui libri. Hai ragione, eccolo, è meraviglioso! Ehi, state calmi! Potete abbassare la voce, per favore? Cos'hai, Jack? Non vorrei andare ancora al bagno. Accidenti, Marco, non mi sento bene. Forse soffro il mal d'auto. Conoscendoti, è più probabile che sia un'indigestione di dolci. È quella. Axel, che cosa c'è? Sei diventato pallido. Sto bene. Axel, Jack, ecco quello che dovete fare. Non dovete pensare ad altro che al calcio e vi rimetterete in sesto. Mi sa che funziona solo per te, Mark. Chissà cosa, Axel. Sembra così triste da quando siamo partiti. Sì, è vero. Ehi, che cos'è questo rumore? Qualcuno sta cercando di mettersi in contatto con noi. Chi sarà? Mi faccia sapere. Ah, riconosco questo numero. Pronto, vi vedo su di morale. Allenatore, che sorpresa. Quante feste, veniamo al sodo. Abbiamo attrezzato l'autobus con un dispositivo che vi permette di comunicare con voi. Interessante, voleva dirci qualcosa in particolare? Vorrei parlarvi del sistema di ingaggio. Il sistema di ingaggio? Sì, sono sicuro che le informazioni che ho scovato vi aiuteranno a trovare i migliori giocatori in circolazione. Prendete per esempio i giocatori che hanno subito l'influenza dell'Alius e che vi sfidano in ogni momento. Ce ne saranno almeno un paio che vi piacerebbe arruolare, giusto? Con un vostro via libera e qualche piccola informazione vi dirò dove andare a ingaggiarli. Basta giocare con loro una volta soltanto, non importa se vincete o perdete. Attenzione però, potrete ingaggiare solo fino a 100 giocatori alla volta. Per aggiungerne di nuovi dovrete mandarne via degli altri. Chiamatemi se volete fare una prova. No, mai nella vita. Sembra che ci sia parecchio spazio libero sull'autobus, il sistema di ingaggio potrebbe tornarci utile. Mai nella vita. Cioè, o meglio, non per i giocatori che non mi interessano davvero. Ok, sì. Va bene, l'album è la cosa che meno mi interessa ora. Siamo arrivati allora? Eccoci ragazzi, benvenuti a Nara. Ai, il mio sedere. Sono stato seduto troppo a lungo. Ci abbiamo messo una vita per arrivare fin qui. Quelle Lelis se ne saranno andati da un pezzo. Hai ragione. Beh, il nostro obiettivo è ingaggiare i migliori giocatori in circolazione per poi battere l'Alius, no? Quindi che cosa stiamo a fare qui? Beh, magari potremmo ancora trovare degli indizi sugli alieni. Come si dice, l'informazione è potere. Già, come si dice. Ok, basta chiacchiere, dirigiamoci verso il Parco dei Cervi. Arriviamo! Beh, la nuova allenatrice è così prepotente. Sono già stufo di lei. Se non sbaglio, battiamo l'Alius quando prendiamo squadra Sean Frost. E siamo molto più veloci, più forti di loro. Sì, insomma, praticamente non ora, tanto per essere chiari. Finalmente siamo giunti a Nara. Più avanti c'è il Parco dei Cervi dove è stato rapito il primo ministro. Qui ci sono le guardie, qua sì. Sbaglio, qui l'atmosfera è piuttosto tesa. Ci sono guardie dappertutto e non sono ancora riuscito a ciuffare quelli dell'Alius. Non mi sorprende, considerando la loro velocità. Già, andiamo a cercare indizi su questi alieni. Incominciamo dalla scena del crimine, dirigiamoci verso il Parco dei Cervi. Bene, allenatrice. Ma io sono ribellino e vado in giro per conto mio, voglio vedere... No, non voglio andare da nessuna parte, voglio solo vedere cosa c'è in giro. Se c'è qualche oggetto che possa tornarmi utile. Sì. C'è una cesta con... Tiro della cometa. Tiro della cometa non è interessante. Ah no, sono tornato di là. Pensavo che ero venuto da là. Non ci ho fatto caso. Devo parlare con questa bambina? No. C'era una persona specifica con cui dovevo parlare ma non mi ricordo chi è. Ah, qui si possono comprare tecniche speciali invece. No, però... Ci sono dei posti interessanti dove comprare ottime mosse. E penso che li visiterò comunque sia. Tutti quanti penso di visitarli ad un certo punto, perché comunque sia. Ci sono molte tecniche speciali ottime. Qua si possono già comprare degli equipaggiamenti?
Praticamente devo parlare con questo qua, devo parlare. Tutto l'accesso alle persone non autorizzate. Abbiamo sentito che il primo ministro è stato rapito, quindi... Proprio così, ma non preoccupatevi. I Secret Service stanno già indagando sul caso. Comunque non sono faccende che vi riguardano, mocciosi. Andate via. Secret Service? Chi sono e cosa fanno? Sono degli uomini addestrati a proteggere persone importanti. Quindi se hanno sbarrato l'accesso al parco dei cervi, deve per forza esserci qualche indizio importante in quell'area. Per quanto gentilmente potremmo chiederla, non ci faranno mai entrare. Già, e a quanto pare gli alieni se ne sono già andati. Perché non andiamo a chiedere in giro? Potremmo trovare informazioni utili sugli alieni in metà tempo. Che cosa hai detto? Hai detto alieni? Cosa ne sai? Sputa il rospo! Che cosa sta succedendo qui? Signorina Victoria! Tu chi sei? Ascolta, devi lasciarci passare. Stiamo cercando indizi sull'Alius. Intendi dire l'Alius Academy? Come fate a conoscerla? Non possiamo fargliela passare, liscia. Fateci passare. Non so proprio di cosa tu stia parlando. Alieni? Va! Agenti, cacciateli via! Cosa? Bitch! Agenti, cacciateli via. Ma chi si crede di essere? Che rabbia! Quella ragazza non era... Avete sentito la signorina? Questo non è un posto per ragazzini, andate via. Ehi, e lei non è una ragazzina? Kevin, lascia perdere, non possiamo permetterci... Non possiamo metterci nei guai. A quanto pare, passare dall'ingresso principale è più difficile del previsto. Allontaniamoci per un attimo, forse potremmo trovare un altro modo per entrare. Perché non cerchiamo di parlare con qualcun altro nei paraggi? In un modo o nell'altro entreremo nel parco, in barba e Secret Service. Perché scrivere servizi segreti era troppo... Era troppo... Ah, qua si esce, quindi... C'era una persona che mi dava un biscotto per i cervi. Ecco. Oh, davvero? Eh? Dico sul serio, non hai visto il cervo che poco fa è uscito dal parco? Quella guardia dello sguardo truce vicino alle scale era impietrita. Avresti dovuto sentirla, era nascosta dietro l'albero e diceva di non aver dimestichezza con gli animali. Si spaventa così per un piccolo tenero cervo, dovrebbe cambiare mestiere. Piccolo e tenero. I cervi sono piccoli e teneri. Dunque, così ha paura dei cervi. Ho trovato, possiamo distrarre la guardia, basta solo trovare un cervo. Perfetto, ma come pensi di fare? Chissà, no. Jack, che cosa stai mangiando? Ti sembra il momento? È sempre l'ora di mangiare i famosi biscotti di Nara. Sono fantastici, ne vuoi uno? Biscotti di Nara? Quando li hai? Accidenti, Jack, non siamo a un picnic! Date un'occhiata alla scritta sulla confezione. Attenzione, tenere lontano dalla portata dei cervi. Verranno da voi a branchi e vi ritroverete in un bel pasticcio. Ma che avvertimento è? Se siamo questi biscotti possiamo attirare un cervo. Vale la pena tentare. Jack, ti prendi i biscotti. Oh no, i miei biscotti di Nara. Ecco qui, capitano. Vabbè, perché a me? Cioè, portiamo direttamente la guardia. No, dai, a me. Portiamo i biscotti a quell'agente del Secret Service. Seguitemi. So dov'è. Cioè, sembra che caschi dalle nuvole. Non lo so. Eccoci qua. Ancora voi, credevo di essere stato chiaro. Dopo tanto duro lavoro ci vuole qualcosa che la tiri su? Accidenti! Oh no, santo cielo! È una mandria di tori. Cervi, aiuto! Una mandria imbufalita. Ha funzionato! Con i biscotti di Nara non si scherza. Ora possiamo finalmente entrare nel parco dei cervi. È qui che il primo ministro è stato rapito, quindi dovremmo riuscire a trovare degli indizi sull'Alius. Bene, Mark, sì. Ah, la mia gamba. La fretta che mi sono fatto durante l'ultima partita fa ancora male. Tutto bene, Nathan? Sì, tutto bene, non preoccuparti. Nathan non me la racconta giusta. Vai al parco dei cervi e cerca gli indizi, ok? Ci vado subito! Oh, il parco è bello grande, ragazzi. Davvero bello come posto.
piacerebbe andare a Nara anche solo per andare al parco, cioè... È fantastico, è bellissimo. Non so di preciso quanto Tokyo disti da Nara, ma se non è una grande distanza penso che quando andrò in Giappone magari una visitina si potrebbe anche fare a Nara, al Parco dei Cervi. Cerco di visitare tutto quanto all'area per prendere più oggetti possibile, perché comunque sia fanno sempre comodo gli oggetti, ragazzi. Non avete idea, se non giocate in Azuma Eleven non avete idea. Ok, proseguiamo. Oh, quante sono grosse queste aree belle. Mi piace esplorarle. Power Ranger. Ad ogni modo bisogna andare qui a questo pannello. Oppure no, era qua la statua. Vabbè, una delle due cose era. Sì, era la statua era. Ah, c'è il pallone nero. Ehi, questa è la statua del cervo gigante. Questo è il punto in cui il primo ministro è stato rapito di fronte alle telecamere. La testa del cervo è stata spezzata via. Il parco è enorme. Gli alieni sono riusciti a rapire il primo ministro in un lampo. Mark, guarda! Un pallone nero. Questo è sicuramente opera dell'Aius. Accidenti, è pesantissimo! Incredibile, riescono a calciare dei palloni così pesanti come se niente fosse. Fermi, dove siete? Chi può essere mai? È lei. Sapevo che sareste venuti qui. Il pallone nero è la prova. Ammettetelo, siete in combutta con gli alieni. Che cosa? Non penserai mica che lavoriamo per loro. Guardaci, sembriamo forse degli alieni. Voi sapevate degli alieni anche se l'informazione era ancora confidenziale. E poi i criminali ritornano sempre sulla scena del delitto per nascondere le prove. Prove? Abbiamo semplicemente trovato questo pallone nero. Chi volete prendere in giro, alieni? Ve l'abbiamo già detto, non siamo alieni! Sì, è come dice il capitano! Non puoi accusare la gente a tuo piacimento. Hai la risposta pronta? Questo è molto sospetto. Quante volte ve lo devo ripetere, non siamo alieni! Sì, invece! E invece no! Contate a proclamare la vostra innocenza, eh? Questi alieni sono così testardi. Avvezzate il pallone nero per distruggere tutto. Se vi piace tanto il calcio, che dite di una partita contro di me e i Secret Service? Vorresti sfidarci a calcio? Esatto, così vi daremo una bella lezione. E guardandovi giocare saremo in grado di capire se state mentendo. Mi sembra un'idea fantastica. Perché dobbiamo ricorrere a calcio per... Beh, non abbiamo nulla da perdere. Voglio proprio vedere come se la cavano contro una squadra di adulti. Che tipo di squadra sarebbe quella di Secret Service? Oh, bella domanda, fammi tornare a chiedermi appunti. Ecco qui. Il primo ministro avanguardia del calcio e le sue guardie del corpo hanno una squadra. Capisco, sono così grossi perché si allenano giocando a calcio. Signorina Victoria, ci dia una strategia. Ok, ecco, mi servite. Cosa? Tu saresti il capitano della Secret Service? Non dirmi che ti sorprende vedere un capitano così giovane. Ma pensi che una ragazza non possa farsi vogliere a calcio? No, era solo un po' sorpreso. Ma nulla a che vedere con la tua età o con il fatto che sei una ragazza. Ciò che conta è che ti piace il calcio. Oh... Mark, andresti a parlare con lei, è la nostra avversaria. Su, vediamo cosa siete in grado di fare, alieni. Ok ragazzi, prepariamoci alla partita. Ok, i giocatori sono carichi, meno male. Parco dei Cervi. Vediamo un po' come giocate a calcio voi alieni. Ti ho già detto che non siamo alieni! È fissato. Giocate come fate sempre. Un'allenatrice proprio... Più avanti si scoprirà perché è lei. Ad allenarci. Partirò sempre con la mia strategia. I giocatori hanno recuperato tutti i punti energia e punti tiro, ma a me no. Mi ha spostato lo schermo all'ultimo. A me non pare che Kevin sia tanto in forma, e neanche Nathan. Vabbè. Purtroppo sono messi un pochino male.
Ma fallo dove fallo? Ah, volevo intercettarla, non ci sono riuscito. Ok, grande. Axel è tua. Vai con tornado di fuoco. E uno è andato. Nathan, Kevin, Jack, allunghiamo il passo. D'accordo, ok. Sì, Mark. Ma che vi succede? Ma Jack, non pensavo si stancasse anche Jack. Kevin e Nathan, so che erano stanchi, ma... Ah, non posso crederci. Andiamo con una mano di luce. Uey! Mamma mia. Meno male. Ok, vediamo di cercare di fare gol. Ah. Accidenti, Kevin. L'abbia ridotto male. Neanche Nathan. Beh, Jude se n'è accorto. Ma ha fatto un tiro da così lontano. Oh, attivano già il furore gli avversari? Ma facessero un po' come si pare. Pensaci tu, Axel. Grande. Grande. Ok, calcio gemello. Permette. Grande. Usa una mossa difensiva. Perfetto, così arriviamo a 30 minuti e finisce anche il primo tempo, dai. Ok. Goal! Ben fatto. Finiamo questo primo tempo, arbitro, e fischia. Ah, oh, alleluia, non fischiava. Ok, ascoltatemi, queste sono le tattiche per il secondo tempo. Kevin, Nathan, Jack, sei allenatrice? Voi andate in panchina. Cosa? Sta scherzando? Gli altri giocatori ricopriranno i vostri ruoli, avanti. Ehi, ma cosa credi di fare mettendoci in panchina? Le sembra il momento di scherzare? Ho fatto qualcosa di sbagliato. Cosa le viene in mente, allenatrice? La situazione è già abbastanza drammatica e lei vuole togliere dei giocatori? Lo faccio per vincere, Nathan. Allenatrice, avanti, il secondo tempo sta per iniziare. Gli chiedo cosa abbia in mente. Ma ne sa qualcosa di calcio? Non preoccupatevi, cerchiamo solo di impegnarci al massimo. Ognuno di noi può ricoprire il ruolo di uno o due compagni se ce la mettiamo tutta. Ok, ho modificato un po' i ruoli. Almeno possiamo stare un pochino più tranquilli. Ho messo la formazione blocco centrale in modo da cercare di non farli passare per il centrocampo, ma se faccio fallo non sarà tanto semplice la cosa. Nathan, Kevin, Jack, perché quei tre? Un momento, magari potrebbe voler dire che sono infortunati. Che? Nathan, è questo il vero motivo? No, sto bene io. Avanti, fammi vedere. Oh, come ti sei fatto queste ferite? Ti sei ferito giocando contro l'Alius, vero? Perché non hai detto niente? Io non credevo che fosse importante. Credevo che la squadra avesse bisogno di tutto l'aiuto possibile. Sì, dobbiamo dare il meglio di noi stessi per tutti quelli che stanno in ospedale. Quindi è così. L'allenatrice ha messo i giocatori infortunati in panchina per migliorare le prestazioni della squadra. Giusto! Vuole anche poi dire che i giocatori infortunati peggiorino le loro condizioni. Una mossa sensata. Hai capito tutto, Jude? Con una mente acuta come la tua potremmo perfino riuscire a volgere la situazione al nostro vantaggio.
D'accordo, non molleremo. Forza, Raimon! Oh, finish for the service. Peccato. Perché adesso tocca a me ora. Però non lo attivo subito. Oh, forse sì. Oh, forse sì. Ehi, portiere. Ariete Inazuma! Yeah! Usa una mossa per parare. Almeno andavamo a 30 minuti e ci mancava pochissimo per finire il secondo tempo. Però non l'ha fatto. Continuiamo così, Raimon! Ok. E dichiarerei anche che la partita è vinta oramai. 4-0. Meno male, è finita, è finita! Abbiamo perso, dopo tutto cosa potevamo aspettarci? Abbiamo affrontato la leggendaria Raimon 11. Beh, leggendaria poi. Un momento, sai chi siamo? Certo che lo so. Avete vinto il campionato nazionale, no? Cosa sta succedendo? Voleva affrontarci, no? Perché siamo la leggendaria Nazuma. Raimon 11, non Nazuma. Cosa? Tu sei la figlia del primo ministro Vanguard? Sì, esatto, sorpresa. Sono Victoria Vanguard. Come sapete, mio padre è stato rapito dagli alieni. Voglio salvarlo e ho bisogno di gente in gamba. È per questo che ci hai sfidati? Era solo un trucco? Sì, mi dispiace di avervi messo alla prova ricorrendo a questi mezzi. Niente di grave. Bene, siete proprio quello che stavo cercando. Credo che abbiate la staffa per sconfiggere gli alieni. Insieme potremmo riuscire a liberare mio padre. Dai, fammi giocare. Voglio aiutarvi. Ok. Signorina Victoria, non può fare questo. Il rapimento del primo ministro è un affare di sicurezza nazionale. È pertinenza dei Secret Service. Non mi importa, è questione di vita o di morte, mi aiuteranno loro. Vada per la partita contro la Raimon, ma questo è troppo. Questa è una cosa da valutare con gli occhi di un adulto. Ma... vi preghiamo di farvi da parte e di non interferire con il nostro lavoro. Agente Smith, che zuccone! Bleh! Scusatemi, beh, devo andare. Se non altro, è stata una bella partita. Dovremmo rifarla, troverò sempre tempo per una partita con voi. Ciao! E ciao! Ottima notizia, Marco, ora puoi disputare partite contro altre squadre. Tuttavia ci sono delle formalità da sbrigare quando si richiede una partita. Formalità, non mi piace questa parola. Puoi lasciare le questioni burocratiche a noi. Sono il signor Veteran, il più vecchio, nonché il più saggio. Sono il signor Veteran, quello di mezzo. Sono il signor Veteran, il più giovane e il più speciale. Siamo i fratelli Veteran e ti aiuteremo a organizzare tutte le tue partite. Grazie alle amichevole che abbiamo preparato, potrai iniziare una partita con un tocco di stilo. Basta che ti rivolga a noi sull'autobus e organizzeremo una partita ogni volta che lo vorrai. Bene, allora. A quanto pare ci sono dei giocatori a Nara e all'Umbrella che vogliono giocare contro di te. Dovresti cercare di parlare con loro. Una volta battuto una squadra sarà in grado di arruolare i suoi giocatori. È qui che entra in azione il sistema Soffia Talenti. Cosa? Il sistema Soffia Talenti? Esatto, non so, già lo conosco. Che sorpresa, questi fratelli Veteran hanno delle risorse nascoste. Comunque, ogni volta che vuoi giocare un amichevole parla con i fratelli Veteran. Perfetto. Allora, che cosa facciamo adesso, capitano? Qui tipo The Secret Service ha ricevuto di stare tranquilli, ma non è il nostro stile. Certo che no, siamo riusciti a entrare nel parco dei cervi, quindi procediamo con le nostre indagini. Nel frattempo, il primo ministro Vanguard veniva condotto in un luogo segreto. Dove vi state portando? Cosa credete di fare? Zitto. Ah! Beh, la botta a fianco fa male. Qui. Dove mi trovo? Questo è... Ma che sta succedendo qui? C'è
cerca gli indizi nel Parco dei Cervi, ma lo faremo nel prossimo video. Cugge, come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo video, che spero vi sia piaciuto. Inazuma Eleven sta andando alla grande, sono davvero contento che la serie stia andando molto bene insieme a quella di Fire Emblem. Ad ogni modo, vi ricordo che in descrizione c'è il link per Twitter, e se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi, e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye!